qualcuno deve partire e dire: guardate che questo problema c'è, vediamo di aprire la porta a queste donne e cercare di salvarle. Difendere le donne vittime di violenza in una casa protetta, la Casa dei Fiori Recisi, uno spazio che sorgerà a Cino in provincia di Sondrio, in una ex scuola, grazie all'associazione Vittime di Violenza, uno spazio dove poter vivere magari con i propri bambini, lontane da un contesto rischioso. La donna non sa dove andare esattamente, avendo una struttura del genere gli permette di sapere di rivolgersi a una struttura professionale. Per poi, una volta verificate le esigenze più specifiche, essere inviate nei centri protetti. Il progetto nasce grazie all'associazione Vittime di Violenza, fondata tra gli altri da Paolo Di Gregorio, che proprio 21 anni fa Cino perse sua figlia Sonia, vittima di un femminicidio, uccisa dall'uomo che diceva di amarla. Io spero che prima che i miei occhi si spengano io veda questa casa realizzata, perché questo è un sogno, diciamo, una speranza di vita per le donne. È la Casa dei Fiori Recisi, anche perché un fiore quando l'hai tagliato non sboccia più. Per realizzare il progetto servono 3 milioni e mezzo di euro, all'appello ne mancano ancora 2. Sul sito www.tuteladonna.it troverete i dati, continuate ad aiutare l'associazione.